I cavalli, non lo so. I cavalli mi piacciono. A me non interessano tanti animali diversi, per esempio, non ho mai dipinto un cane, anche se ho un cane bellissimo. Anna mia Peggy, dov'è? No, non c'è. Oppure ho dipinto anche un gatto, però il cavallo ha qualcosa di, non so, ha sempre accompagnato l'uomo nelle sue imprese, nelle sue battaglie, è sempre stato un fedele collaboratore, un animale complesso, paziente e bellissimo. Mi piacciono i cavalli da battaglia, non quelli che stanno pascolando con la testa bassa, coscia così, no, questi sono cavalli da guerrieri, no, che vanno in battaglia, questi cavalli mi piacciono. Allora li metto insieme alle mie case e hanno, non so, un sentore mitologico in questa maniera. Ecco qua, mettiamo un colpo di luce. Allora, nella pittura io preferisco immaginare le cose, non imitare. Quindi io questo cavallo me lo immagino come un bambino si immagina di essere un eroe in qualche impresa, in qualche conquista. Io mi immagino i cavalli e faccio questi cavalli. Dopo naturalmente devo studiare un attimo come è fatto un cavallo, no? Può farlo come un bambino, certo, però è sempre un po' il frutto della mia immaginazione, non dell'imitazione di una fotografia, di qualcosa del genere. Sì, un giorno ho cominciato a dipingere queste case a cariche, più casa di così, la casa con la C maiuscola. E dopo, per 20 anni, ho dipinto case e sto continuando a dipingere queste case, molto semplici. Qui c'è l'ingresso, c'è un tetto a due falde, due finestre. Però, dipingendoli nei quadri, non sono più case, sono esseri incantati, sono persone. Cioè, un grande mago li ha incantati, ha detto adesso siete case e continuo a vivere, a comunicare, ma in forma di casa. Questo è il segreto delle mie case. Le mie case possono anche volare. E questo mi piace, perché questa è la libertà del pensiero. Io non sono legato alla materia. Do una sembianza di peso, di durezza, di solidità, ma dopo le faccio anche volare. Questo è bello dell'arte, che puoi fare le cose impossibili.
tu chiedi alla gente come si fa il grigio, dicono, prendo il nero e il bianco, ma non fa un grigio, fa un colore morto. Il grigio si fa con due colori. Terra d'ombra è un blu, e questo crea un grigio. E questo grigio è molto vivo. E può tendere verso il rosso, può tendere verso il verde. Quindi hai tutte le possibilità di dare, diciamo, un'anima a questo grigio. Altrimenti diventa una cosa da imbianchino. E noi siamo pittori, non siamo imbianchini. Ecco, adesso ho dato un po' di luce sotto. Allora, chi vede i miei quadri dice, ma sono così precisi, così ordinati. Ma sarà anche vero, però la base è sempre il caos. Però, di solito tutto nasce da una specie di caos. E dopo dal caos, un po' alla volta, viene fuori l'ordine. Col lavoro dell'artista, il caos, che non ha significato, diventa forma, diventa significato. Oh, io devo sporcarmi le mani, metto le cose così come vengono, alle volte mi prendo il colore anche a caso, e vedo cosa, dopo vedo cosa succede, magari viene fuori qualcosa di interessante che non avevo previsto prima. Fare il pittore, hai sempre davanti un obiettivo, perché si va nei musei, si vede come fanno i grandi maestri. E dopo ci si confronta e dice, oddio, si può arrivare? E dopo si cerca di migliorare, ma alla fine è come voler arrivare all'orizzonte. L'orizzonte è sempre là. E tu corri, devi per forza correre. Però l'orizzonte è sempre là, quindi non finisce mai. Allora io sono nato in Germania, in una città che si chiama Bochum, negli anni del dopoguerra, e ho dei vivi ricordi da bambino, perché a 5 anni ci siamo spostati verso Francoforte. Non mi ricordo ancora quella città industriale, con le miniere, con le acciaierie, quel quartiere proletario con questo intonaco grigio. E mi ricordo che lì ho imparato a correre in bici a 4 anni da solo. Questo è il mio ricordo più, diciamo, più vivo, che avevo imparato a correre in bici. Dopo ci siamo spostati a Francoforte, abbiamo vissuto lì finché avevo 12 anni e ci siamo spostati ad Amburgo. Ad Amburgo ho vissuto 30 anni, praticamente Amburgo è la mia città, perché le altre città non le ricordo quasi più, non sono più andato nelle altre città. Amburgo è la mia città, però a un certo punto sentivo il bisogno di cambiare e tutto mi ha portato in Italia. C'era qualcosa di, non so, un magnetismo che sentivo forte, io dovevo andare in Italia. Non c'era una ragione così precisa, razionale di farlo. Fatto sta che dopo la laurea all'Accademia, dove io pensavo di aver veramente imparato nulla, devo dirlo, sentivo il bisogno di imparare qualcosa di serio. Anzi, mi sono laureato anche in pedagogia. Ho preso anche un buon voto senza studiare. Ho detto, no, non va bene, devi studiare qualcosa. Ma siccome ero scarso nelle lingue, ho deciso di imparare una lingua e la mia scelta era l'italiano. E così è cominciato tutto. Un altro punto che mi attira qui è la vicinanza con Venezia. Ma prima di abitare qui già studiavo la storia di Venezia, ho scritto anche un saggio radiofonico sulla storia della laguna,
ho fatto un po' la guida turistica a Venezia, quindi Venezia è stato sempre un mio grandissimo interesse e sentivo, non so, un'attrazione fortissima per Venezia. Non sento la stessa attrazione per Firenze o Roma, ma proprio per Venezia. E dopo mi sono accorto che Venezia entra nella mia pittura. Ma non questa Venezia da cartolina, questa Venezia un po' dolcificata, no, del turismo. Questa Venezia, neanche quella della morta Venezia, quella un po', diciamo, decadente. Non mi interessa questo aspetto. Mi interessa questo stato di sospensione, questa eterna precarietà. Che questa città vive da più di 1000 anni, il resto del mondo è andato su e giù ogni 100 anni e Venezia è sempre là. Forse la stanno rovinando adesso finalmente, però intanto ha resistito. Ha resistito in una situazione di estrema precarietà. E questo è un aspetto che mi interessa molto, perché questa sopravvivenza è legata a una situazione fragile. Non è un castello. Non è una fortezza, è un ambiente fatto di acqua e i veneziani sono stati capaci a controllare questo equilibrio. E questo per me è un paradigma della vita. Ciao Max! Ok. Welcome. Ma de ma. Ja. Deswegen haben wir gesagt, außerhalb der Biennale, also nicht außerhalb von Venedig.